Ehi, la ciurma, io sono Mazzatesse e ben ritrovati qui su Expeditions Viking. Premendo il hotkey per terminare la registrazione, purtroppo ho fatto perdere il turno a Mazzatesse. Speriamo che non sia una cosa troppo problematica. In realtà sì, perché dobbiamo sfondare tutte queste robe qua. Mettiti qua e puoi attaccare entrambe. O una o l'altra. Ah, no, invece sì, le ha prese tutte e due. Posso avere un doppio buono su di lui? No. Ma questo sì. Sono parecchi però loro, eh. Due da 63, eh. Ah. Un critico, ma non è sufficiente. Avrei dovuto aspettarmelo. Cavolo, adesso ci rischiamo la vita. Pura Gunnar, please. E poi vai dietro a cover qua perché non riesce. Manca. Sì. Curina, ok. Dai. Siamo quasi. Aia. Sono davvero tanti, eh. E tutti abbastanza forti. 9 così forti non c'era mai capitato. Adesso riusciamo. No, ha assorbito. Ancora? Allora, una curina qua. Easy peasy. Qui Katie dobbiamo farlo avanzare perché non è messo in ottima posizione là perché è troppo dietro. È stato utile per il primo giro, ma no, avanza qua. Oh, Swift, ottimo, è quello che speravo. Ah!
Ma metterei qua così sono safe sia dagli attacchi che... Si prenderà un sacco di attacchi di opportunità se prova... Mancato, ottimo. E sono in 7, l'unica cosa è che noi abbiamo praticamente finito tutte le cure. Tactical move, ci avrei scommesso. Allora. Ma mi sono solo avvicinato? Facciamo il non lethal, vai. Su di lui soprattutto, perché... No! Volevo spostarmi qua e attaccare lui in realtà. Swift. Grande. Piglio l'attacco d'opportunità suo se... lo stun non funziona quasi mai su quelli ben armati. Facciamo così. Ah no, c'era un interrupter, non l'ho visto. Ha mancato per fortuna. Perché se andassi così sarebbe un'ottima situazione. Così Ketil può magari avanzare qua e targettare la gente laggiù. Tipo con uno d'area. Ah no, perché ho già... Ho un fuoco e fiamme. Perché è così basso, fa così poco danno? Roskva può servire a qualcosa? Non credo in questo momento. Mettiti qua e fai un demoralize più che altro. Rischiamo di perderci Gunnar in questo momento. E loro sono ancora in 5. Te pareva se non me lo stunnavano. Ti ho detto che lo perdevamo. Che pelo, che pelo, che pelo, che pelo, che pelo. Non l'ho visto, non l'ho visto. Cavolo, 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 cavolo. Non siamo messi benissimo, non siamo messi per niente benissimo. Vai con il doppio. Questo è il 56. Grande Ketil, per fortuna che c'è Ketil. Non siamo messi benissimo. Aia! Non so perché si è preso il tiro d'opportunità l'altro. Allora, fai il revive su Gunnar, please.
Sforademon Reckless. Ha assorbito con lo scudo, mannaggia lui, mannaggia lui. Non posso fare quello perché non c'ha più lo scudo. Oh! Grazie. Ogni tanto delle buone nuove. Fai un heavy swing. Sì. Sono riscommesso, però almeno... Allora, se vado qua... Ok. Tu che ti riesci a farmi un doppio buono, però? È solo 44, porca pupazzola. Su lui 95, ma se facessi due... Sono due da 50. Chi altri ho in piedi ancora? Nessuno. Vai sull'arciere. Si rintanano tutti, ma perché hanno delle trappole di sicuro da qualche parte. Farei avanzare solo Katie in questo momento. Roscoe non ha neanche più cure. Non si è messi per niente bene. Quello si nasconde, ovvio. Chi che era Nefia che aveva spot traps? Ok. Qui non ce l'ha. Però se muove dietro Nefia non dovrebbe prenderne, credo, spero. Speriamo che sia abbastanza safe. Ti pareva. All in. Con un HP, Nefia. Con un HP. Con un HP proprio. We got him! It's over! Ce l'abbiamo fatta! È ancora vivo, cosa dobbiamo fare con lui? Sterminiamolo. Direi. Regno School e School Cleaver non... non è cosciente per sentire la lama del tuo coltello colpirlo nella gola. Nei suoi momenti finali gli manca la capacità di combattere contro la morte. Incontra la sua fine in modo silenzioso. Dobbiamo trovare Rurik. Dovrebbe essere dentro la Longhouse. Abbiamo rischiato anche in questa, è stato comunque più facile che non altre...
altre situazioni. Tuo fratello ti aspetta al centro della Longhouse di Scule. Non sembra turbato, ma qualcosa è cambiato nel suo comportamento. La sua schiena è dritta e... Sì, non so se sì. Ti guarda con occhi vuoti, come quando controlla gli angoli della casa e i tuoi uomini prendono posizione intorno alla stanza. Ma sei sicuro che il posto sia salvo, sia sicuro, ti giri verso Rurik. E i suoi occhi incontrano i tuoi con una sfida non familiare. Volevo confrontarti a lato di Skule, ma lui ha insistito che ne restassi al di fuori. Il mio stesso fratello, fianco a fianco con il più grande nemico del nostro clan. Come hai potuto? Skule aveva delle buone intenzioni, sai. Eravamo tutti davvero preoccupati del pericolo dell'invasione dei Franchi. Il nostro clan è stato così debole. Alfdanr mi ha aiutato a vedere come nostro padre aveva fallito come capo. Sai, non è semplicemente qualche nozione della famiglia invidiosa di Asleifr e il vecchio Enling. Tutti i nostri vicini ci vedevano come un clan debole. Questo non è come sei tu, Rurik. Non hai mai voluto essere Thegn. Sbagliavo nel non volerlo. Sono stato a correre e scappare dalla mia responsabilità per tutta la vita. Devo accettare chi sono. Non ricordi cosa hai detto? È meglio comandare che seguire. Queste sono le tue parole. Beh, ho finalmente deciso di prendere il tuo consiglio. È una scelta davvero difficile, raga. Andrei con la prima, perché... E ci ha fatto una cosa davvero terribile. Ci ha messo davvero la vita di un sacco di persone a rischio del nostro clan. E non c'è modo per tornare indietro. Non c'è perdono per quello che hai fatto. Ci hai tradito. Devi morire per questo. Ma la mia intera vita è stata una lunga fila di sconfitte. Questa sarà semplicemente l'ultima. Non ho mai vissuto come un vero uomo, ma posso morire come uno di essi. Tira fuori il suo coltello e ti ferisce, arrabbiato. Ci va un attimo prima che tu realizzi che davvero voleva ferirti, quindi non ti prepari in tempo e subisci una ferita sulla guancia. Tuo fratello si prepara a colpire ancora. Nefia ti sposta di lato e colpisce con la sua sinistra con un colpo preciso alla gola di Rurik. Perdonami. Grazie, è quello che ha voluto. Nefia ti abbraccia e dice ti amo. Questo mondo è troppo crudele per un uomo come Rurik. Spero che abbia finalmente trovato pace.
finiamo la saga di Skull e Skullcleaver e degli schemi contro Mazzetes Meghin Bjarnason. Non ho finito di leggere. Caricamento, di nuovo. Ultimo episodio, non so più se è il 94 o il 95 o cosa, ma... E quindi Skull e Skullcleaver rimane sconfitto alla fine. E tutta Yelling viene a vedere l'eroe sconfitto e incontrare la sua nemesi, il nuovo Thegn, il loro nuovo Thegn. Nonostante la sua debolezza, tuo fratello Rurik ha avuto un ottimo funerale per la decisione di sua madre, di tua madre. Senza il suo aiuto, avresti dovuto dividere la tua attenzione tra Yelling e Skjern. E anche se hai guidato bene, non è stato senza difficoltà. Con sua gratitudine, Constantine Macfergusa, re di Pictavia e di Northumbria, ti ha garantito grandi posti a nord e i diritti di commercio con lui. Molti dei tuoi uomini e i suoi nuovi sottomessi si sono mossi Yelling e le colture si uniscono insieme. Scusate se sto traducendo male. Senza potere di combattere contro l'influenza cristiana, le parole di Dio pian piano sono arrivate allo Jutland. Anche con le tue connessioni alla Bretagna, i posti del nord vengono pian piano cristianizzati. Avendo lavorato duro, il tuo popolo è rimasto dal tuo lato. Le tue avventure diventano leggende, materia di leggende. Nefia e tu vi siete sposati e con lei al tuo fianco non c'era nessun pericolo o cosa troppo difficile da portare. Amati dai vostri sudditi, ha fatto dei figli, avete viaggiato molto. Le linee della tua dinastia possono ancora essere tracciate tra tutti i continenti europei fino a questi giorni. Bravi, 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 sono davvero contento. Sono stati davvero in gamba e mi piace come fanno i finali in questo modo. È davvero un buon modo per terminare tutto. Detto questo, io vi ringrazio per la visione, vi invito come al solito a lasciare un mi piace e un commento qua sotto, iscrivetevi per caso non l'avete già fatto, e ci vediamo su Expeditions Rome. Ciao a tutti e buona giornata.